Ciao, sono Luca e in questo video vedremo alcune piccole regole di base da rispettare che sei a casa in palestra per migliorare l'efficacia dei tuoi allenamenti. Come prima cosa, ovviamente, come sempre, è fondamentale avere un obiettivo in mente, altrimenti che sembra scontato, ma in realtà non lo è perché magari l'utente medio non ha un obiettivo chiaro, quindi gira un po' a caso, ovviamente dopo non sa dove sta andando. Magari migliorare la forma fisica non è un obiettivo, magari più specifico meglio è in termini magari di peso, percentuale di grasso con una linea anche temporale, per cui ok, da qui a giugno voglio raggiungere il 12% di grasso corporeo e 80 kg di peso, ad esempio, sempre che sia poi ovviamente fattibile per la mia genetica e quant'altro. Dopodiché, fondamentale come sempre, connessione mente-muscolo, quindi ti rimando ai miei video test e guida. A riposo, l'obiettivo è che io, ancora prima di entrare in palestra o a casa e impugnare un manubrio, riesca, senza niente intermedie di attrezzature, a sentire al meglio la contrazione dei muscoli. Io faccio così e sento il petto, faccio così e sento i bicipiti, ancora prima di. Altrimenti, se la mia contrazione dipende solo dal fatto di sollevare un peso, non sarà mai realmente efficace. Sarà sempre il peso a guidare il workout e non viceversa, perché il peso è un mezzo. Dopodiché, nel momento in cui ti alleni, ovviamente fondamentale tecnica, postura impeccabile e quant'altro, quello è scontato. E quando ti alleni, puoi, volendo, in alcuni esercizi che siano quelli magari più facili, chiudere gli occhi, magari tipo una chest press, che magari il movimento è molto facile, non hai particolari equilibri da mantenere. Occhi chiusi per, appunto, ancora una volta essere lì presente. Vedrai che anche quando ti alleni, la tua mente vaga sempre altrove. Quindi c'è un grande margine di miglioramento in termini di connessione mente-muscolo, consapevolezza muscolare. Che sia chest press, pull, comunque i movimenti più facili, magari alle macchine, poi se sei in palestra fare magari con gli occhi chiusi, sempre per essere il più possibile presente, connesso con il muscolo. E ovviamente anche fondamentale la respirazione, sia per un discorso generale sia per un discorso anche per l'appunto ovviamente di connessione mente-muscolo, ancora una volta, e non vengono sinonimi, proprio per sentire al meglio quello che stai facendo. L'obiettivo è che tu sappia dove stai andando in termini di obiettivo specifico e che tu senta al meglio il muscolo ancora prima di entrare in palestra o a casa, in termini proprio di contrazione senza niente in mano, e dopo, una volta che sono in palestra, l'obiettivo è dare al muscolo lo stimolo perché cresca e il resto perdere importanza. Quindi non c'è necessariamente, in realtà abbiamo fatto parecchi video a riguardo per il discorso serie e ripetizioni, però l'obiettivo primario è questo. Quindi quando sei lì, occhi chiusi nei migliori esercizi che riesci un po' a eseguire senza particolari problemi di postura, e dopodiché, per l'appunto, respirazione fondamentale, sei lì presente, senti al meglio come lavorano i pettorali nella chest press, ad esempio, rispetti magari un certo numero di serie ripetizioni, però fondamentalmente senza lasciare che sia il peso e i numeri delle serie a guidarti, ma sei tu che senti al meglio un po' come i muscoli che stanno lavorando. E dopodiché da qui in poi per fare un grande salto di qualità. Ti rimando i due video test e guida, già solo quelli implementati ti permettono di fare un salto di qualità pazzesco, perché ovviamente migliori la connessione mente-muscolo, ti insegni nel corso del tempo gli esercizi che funzionano meglio per ogni muscolo, e questo ti impone, ti incentiva ad ascoltarti sempre al meglio. Dopodiché ti focalizzi su quelli, aumento progressivo dei carichi dalle super serie alle piramidali, da un 3x12 a un 5x8 in piramidale, e dopodiché sei in una macchina e raggiungi il tuo obiettivo in maniera molto molto facile. Quindi questo è un po' il video di oggi, come sempre paradigma autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!